rischia di essere fraintesa. Mi piacerebbe di più pensare al non sprecare. Austerità implica un'accezione così che indica povertà o comunque rinuncia a qualche cosa. Io credo invece che noi siamo davanti a una stagione doverosa di uso attento delle risorse, usare al meglio e senza sprechi tutte le risorse che ci sono. In questa accezione l'austerità ben venga, ma secondo me è invece un'economia e una socialità molto più responsabile. Io credo che l'Europa e l'Italia, tutti i paesi, si siano resi conto che non si può più sprecare, però si rischia di risolverla in chiave bilancistica o in chiave finanziaria, cioè cercando comunque di quadrare i conti. Invece quello che si dovrebbe proporre è una valorizzazione di ciò che il territorio offre, e per esempio questo è un territorio, quello del Triveneto, quello del Friuli in particolare, che offre grande ricchezza di inventiva, un ambiente assolutamente favorevole, parlo proprio dell'ecosistema, offre anche un tessuto urbano e un tessuto produttivo da cui ricavare energie per poter guardare al futuro. Ecco, austerità secondo me significa non dare per scontato che abbiamo usato al meglio tutto quello che abbiamo sotto casa. Quali sono secondo lei le parole chiavi del futuro? Aprirsi, apertura per avere appunto questi occhi nuovi, nuovo sguardo sulle cose che già abbiamo. Non pensare che solo le cose targate USA siano quelle che ci porteranno nel futuro. Possono anche parlare friulano.